Buonasera, grazie a Claudia Segre con la Balkenende Foundation per questo invito, mi fa molto piacere essere qui a moderare il primo panel di questo pomeriggio. Abbiamo appena ascoltato il Rettore Lorito che ci ha offerto il solco dentro cui noi potremo andare poi a sviluppare le tematiche del panel. Il titolo è molto impegnativo perché parla di rivoluzione culturale ed è già qualcosa di ambiziosissimo. Lo fa con un obiettivo temporale che è quello del 2030, quindi non troppo lontano da noi, perché il 2030 in fondo è domani e lo sappiamo soprattutto quando parliamo di impresa, di formazione e di lavoro. E lo fa sulla scia e sui binari di due tematiche che sono quanto mai fondamentali. Da un lato l'ambiente, dall'altro l'economia, non si parla sostanzialmente d'altro, oggi complice anche il PNRR. Proveremo a sviscerare questi temi e a darci quindi anche questo obiettivo, no? Cultural temporale, rispetto a che obiettivi possiamo raggiungere, con i tre ospiti che vi vado subito a presentare. Marco Galli, qui alla mia destra, avvocato, partner studio Gattai, Minoli, Agostinelli, benvenuto. Poi abbiamo Laura Di Raimondo, DG di Astel. Benvenuta anche a lei, e infine Monica Bertodatto, ambassador impact, economista ed esperta di PPI, che io traduco l'acronimo per chi come me è profano del settore, Project Financing Pubblico Privato, ho detto giusto? Sì, perfetto. Giusto. Allora, comincio subito con Marco Galli, perché io partirei per avviare la discussione dal tema legato più all'aspetto della formazione, no? Quindi dei giovani che oggi si stanno preparando a entrare nel mondo del lavoro, e lo stanno facendo giocando con regole che sono completamente diverse anche da quelle della mia generazione, della sua generazione. Il digitale è entrato in maniera prepotente dentro la vita dei più giovani, è entrato in modo prepotente anche dentro la scuola. Oggi gli strumenti che si utilizzano anche dietro a un banco, anche dietro a una cattedra, non sono sempre più linkati con tutto ciò che ha a che vedere con il digitale, e quindi anche con un tema strettamente connesso al digitale, che è quello della cybersicurezza. Allora, dal suo osservatorio, lei si occupa anche specificatamente di queste tematiche, anche rispetto alla tutela dei ragazzi, perché parliamo di come tutelare i minori che si approcciano talvolta in maniera un po' superficiale, un po' inconsapevole inevitabilmente, a tutte queste tematiche invece molto importanti, molto serie e anche molto pericolose. Che cosa può fare la scuola, la formazione, quindi nei vari livelli, non nei vari gradi, fino dall'elementare all'università? Direi che può essere veramente un discorso globale per offrire ai nostri studenti quella preparazione che chi è della nostra generazione, per esempio, non ha ricevuto. Non si parlava di digitale a scuola, non si pensava fosse un tema, oggi lo è. Che cosa si è già fatto e che cosa si deve fare parlando di rivoluzione 2030? Partirei da un dato di fatto, anzitutto non solo le nuove generazioni, c'è poca consapevolezza, a mio modo di vedere, generale, legata a come approcciarsi all'ambiente digitale, come approcciarsi a delle tecnologie che sono sempre più dirompenti e che hanno una capacità di cambiamento e di mutevolezza nel tempo che ormai ha raggiunto dei livelli assolutamente incredibili. E soprattutto non prenderei l'argomento soltanto dall'angolo della sicurezza informatica, soltanto della cybersicurezza. Credo che questo rappresenti più un di cui. Sicuramente l'attenzione a quella che può essere la sicurezza dei propri dati, delle proprie informazioni, è molto importante. Grazie alla Global Thinking Foundation abbiamo avuto la possibilità, in collaborazione con Walt Disney, di sviluppare una lezione proprio dedicata a bambini molto piccoli, bambini delle elementari e dei primi anni delle medie, ragazzini insomma, in cui abbiamo cercato di dare alcuni consigli di taglio molto pratico per quanto riguarda la gestione, no? Insomma, delle proprie attività online. Ma credo che se noi allarghiamo un attimino il campo, allarghiamo un attimino l'orizzonte, capiamo che è probabilmente proprio un tema educativo, di educazione al mondo digitale. E io lo vedo come molto molto vicino, dal punto di vista proprio scolastico, a una materia che tutti noi abbiamo studiato, che è stata l'educazione civica. Educazione civica, che è quindi lo studio della relazione, di come noi ci interfacciamo con il prossimo all'interno di quello che è il nostro contesto sociale, e che chiaramente si sposta da un ambiente fisico, che era quello tipico dei nostri anni, di qualche anno fa, insomma, a un ambiente che è invece sempre più digitale, sempre più proiettato verso questo metaverso, che sarà un pochino, come avrete capito, la buzzword, no? Insomma, dei prossimi anni, ma che in realtà già esiste. L'abbiamo già visto durante la pandemia, in cui abbiamo sfruttato tantissimo gli strumenti appunto per poter comunicare, e abbiamo capito che è possibile vivere in questo doppione del mondo, insomma, che è il mondo virtuale. E quindi partire un attimino da quella che è il rapporto che noi possiamo avere con la tecnologia.
E qui l'argomento sarebbe veramente molto ampio, mi viene da fare sinceramente un esempio, che è quello di come i ragazzini, di come i bambini, ma di come tutti noi ci approcciamo a una tecnologia importante che sono quella dei social network ormai, no? Dove noi viviamo gran parte del nostro tempo e delle nostre relazioni. La mancanza di consapevolezza rispetto a come funzionano questi strumenti, di come questi algoritmi che governano questi strumenti tecnologici agiscono, porta a delle distorsioni che sono assolutamente sotto l'occhio di tutti. Non sapere che questi strumenti hanno una capacità di profilazione, quindi di creare dei cluster all'interno dei quali noi veniamo sostanzialmente appunto profilati, veniamo schedati, e sulla base della quale ci vengono fornite tutta una serie di informazioni, tutta una serie di contenuti, che altro non sono volti che a rafforzare quelli che sono i nostri pregiudizi, quelli che sono i nostri bias, fanno sì che poi il dibattito, come stiamo vedendo ad esempio il dibattito politico, il dibattito sociale, si polarizza su degli argomenti che sono assolutamente divisivi, e questo non fa bene al dibattito. E quindi io credo che partire proprio dalla scuola, partire da un momento educativo e quindi fornire già agli insegnanti o fornire comunque sia delle figure specializzate all'interno di contesti scolastici che siano in grado di cercare di far comprendere il perché un determinato sistema tecnologico funziona in un determinato modo, fa sì secondo me che ci sarà la possibilità di creare nel futuro una cittadinanza più consapevole, laddove la cittadinanza non è soltanto una cittadinanza giuridica, nel senso giuridico del termine, ma è ormai una cittadinanza digitale. E come si fa questo? Si fa secondo me in un modo molto semplice, insomma semplice ma tremendamente difficile, perché purtroppo i ragazzini e i bambini non votano, ed è quello di finanziare sempre di più la scuola e capire che ogni euro che si investe nell'educazione, insomma, delle nuove generazioni avrà un impatto molto positivo su tutto quello che è il futuro del nostro paese. Grazie Avvocato Galli. Allora, lei secondo me ha toccato due temi fondamentali che tra l'altro mi offrono un assist perfetto per la prossima domanda, perché ha parlato di cittadinanza consapevole e poi di investimenti. Lo ha fatto parlando della scuola, però è qualcosa che fa parte dell'economia, le basi dell'economia ci insegnano questo, lo dico da, non sono un'esperta di economia, ma insomma è qualcosa di veramente elementare, se non investiamo non cresciamo, quindi non abbiamo le competenze, non abbiamo sviluppo, non abbiamo neanche fatturato. Allora, dottoressa Di Raimondo, passando dalla scuola al lavoro, no? Facciamo il link di collegamento, abbiamo bisogno di investimenti. La carne al fuoco adesso è moltissimo, un momento favorevole, c'è il PNRR. Di recente è stato tra l'altro, tra le altre cose, stipulato un importante patto, un importante accordo, proprio sul contratto di espansione, che riguarda da vicino molte aziende associate ad Astel. Ce lo può un po' spiegare, fotografare anche per i non addetti ai lavori, per capire se effettivamente poi questo passaggio investimenti, sviluppo, competenze, formazione esiste davvero, ci sono i presupposti per farlo decollare? Allora, sì, assolutamente sì. Provo a rubare le parole a Claudia. Il futuro è ora. Allora, noi, secondo me, dobbiamo partire da questo tipo di ragionamento, e ben venga il titolo, no, del panel ecosistema, la parola ecosistema, la parola magica, adesso poi detta da me, che tra l'altro siamo anche gli abilitatori dell'infrastruttura, quella che poi ha consentito, devo dire, spendere mezza parola, la sopravvivenza del sistema, no? Non solo sociale ma anche industriale, comunque economico di questo paese negli scorsi 18 mesi, ancora oggi in tantissime situazioni. La parola ecosistema, che poi si sposa bene appunto col 5G, con le nuove infrastrutture, è il saper mettere insieme, no? Collaborare, la collaborazione. Allora, questa è la linea di azione che dobbiamo portare avanti, avendo appunto la volontà dell'ottimismo, cioè in questo momento avendo questa forte spinta verso l'ottimismo. Allora, riattivare il circuito virtuoso di cui lei parlava, che è appunto mettere a sistema competenze, investimenti, innovazione, l'altra parola magica, servizi, perché qui servono nuovi servizi, lo abbiamo visto appunto durante la pandemia, e poi creazione del valore, ridistribuzione del valore. Allora, il punto di partenza, io ragiono sulle competenze, l'ho messa come prima parola. Perché? Perché se noi abbiamo le competenze, se riusciamo a sviluppare il capitale umano innovativo, quindi con quel tipo di visione, i dati DESI della scorsa settimana ci consegnano la fotografia di un paese che corre,
abbiamo guadagnato 5 posizioni, qui metto insieme università, scuola, lavoro, industria e tutto quanto l'ecosistema, quindi dal 25esimo posto siamo passati al 20esimo posto, ma sul capitale umano, sulla cittadinanza digitale, sulle competenze digitali, da ultimi siamo terzultimi, cioè terzultimi. Allora parto dalle competenze perché noi facciamo buoni investimenti, oggi le risorse le abbiamo, non le dobbiamo andare a cercare in giro, se sappiamo quali sono le competenze, se abbiamo sviluppato un capitale umano veramente innovativo, quindi abbiamo creato quell'ecosistema di cui parlava il rettore, no? Creando le academy col mondo del lavoro, l'orientamento, oggi noi possiamo dare parità di condizioni competitive a due forze energiche che noi ancora non abbiamo espresso pienamente, sono i giovani, dobbiamo dare una risposta ai giovani e quindi la scuola, l'università, l'orientamento da quando hanno 10 anni, non quando ce ne hanno 18, e le donne. Solo se riusciamo a costruire questo ecosistema, quindi investendo sulle competenze e sulla capacità di espressione delle competenze, e qui riprendo quello che diceva Claudia all'inizio, il contratto di espansione, come tanti strumenti che noi stiamo portando avanti, forse perché appunto abbiamo le antenne di anticipare come settore, abbiamo 200.000 persone e abbiamo l'ambizione di dare lavoro a molte altre persone perché spesso noi abbiamo fabbisogno e non troviamo competenze sul mercato, altro tema importantissimo, quindi il mismatch che continua a persistere sul territorio. E lo facciamo investendo sulla formazione, quindi le competenze, il capitale umano, formazione e competenze certificate e formazione e competenze che si sviluppa nell'intera vita lavorativa delle persone. Quindi la scuola, l'università, gli ITS, il lavoro, sapendo che noi dobbiamo continuare a disimparare, ad imparare a rimparare e abbiamo una continuità logica nella vita lavorativa che soltanto se riusciamo a costruire proprio delle competenze, io direi certificate, riusciamo a far evolvere e dare occupabilità poi alle persone in progressione. E questi sono gli strumenti nuovi che noi stiamo portando avanti, il contratto di espansione ne è uno, c'è il fondo nuove competenze, cioè una cassetta degli attrezzi per dare risposte alle complessità. Oggi dobbiamo sempre di più ascoltare per gestire le complessità, altrimenti la riforma, diciamo, la trasformazione culturale così profonda non si riesce a fare in un tempo, e qui dico l'ultima cosa, non è il 2030 perché il PNRR finisce al 25-26, il tempo si è accorciato e noi dobbiamo correre ancora più velocemente. E a proposito di correre velocemente, allora mi sembra di capire dal quadro che lei ha tracciato che insomma la situazione, siamo ottimisti, ma la situazione non è ancora edificante in Italia, no? Siamo appunto terzultimi o penultimi su moltissimi parametri importanti per ottenere gli obiettivi di cui stiamo parlando qui. Allora, siccome siamo tutti orgogliosi di essere italiani, ma è importante confrontarci con chi sta fuori dall'Italia per capire come funzionano altrove le cose, io approfitto la dottoressa Bertodato per chiederle il suo punto di vista da un'esperienza all'estero, quindi dalla Germania. Parliamo di project financing pubblico-privato, uno strumento straordinario, non nuovo, perché ha una ventina d'anni, quindi diciamo già abbastanza maturo, ecco. Però come spesso accade in Italia, uno strumento straordinario che ha permesso in potenza di fare moltissime cose, o avrebbe permesso di fare moltissime cose, ma sappiamo che ci sono una serie di lacci e lacciuoli, come si dice, che impediscono poi di portare effettivamente a casa i risultati, anche avendo a disposizione uno strumento di questo tipo. Allora, parliamo della Germania, lato ovviamente educazione, cioè tutto quello di cui stiamo parlando adesso. Qual è lo stato dell'arte rispetto al PPP? Allora, in Germania i primi PPP che si sono utilizzati a sostegno dell'istruzione si sono avuti intorno all'inizio degli anni 2000. Ci sono stati vari tentativi all'inizio e adesso che più o meno gli enti locali si sono un attimino tarati sull'utilizzo di questi strumenti, in effetti i risultati sono un pochettino più soddisfacenti. All'inizio c'era un attimino c'era una fase di rodaggio comunque. I PPP in genere mettono insieme una partecipazione sia pubblica che privata, giocando soprattutto sulla ripartizione dei rischi tra il pubblico e il privato.
Quello che succede, ad esempio, è che la maggior parte dei PPP dedicati all'istruzione sono relativi al refurbishment, alla ricostruzione e riadattamento di strutture scolastiche esistenti, con annesse tutte le palestre o laboratori o spazi per attività complementari. Di per sé l'istruzione in quanto tale, in quanto insegnamento, rimane comunque in mano allo Stato, in mano all'ente pubblico, che comunque è quello che garantisce un'omogeneità di istruzione all'interno del territorio, garantisce dei programmi, eccetera, eccetera. Ad esempio, una cosa che si vede soprattutto in paesi emergenti è che in alcune zone rurali, tipo in Africa, cose del genere, lo Stato non arriva, non riesce a garantire un'istruzione anche a livello base in quelle zone. Per cui vengono ad esempio messe in piedi delle PPP in cui anche l'insegnamento viene demandato al privato. Per quanto riguarda la Germania, l'insegnamento no, rimane sempre comunque in mano statale, e quindi in mano sostanzialmente ai Länder, perché sono i Länder che hanno più che hanno la facoltà di scegliere i programmi delle scuole, eccetera, eccetera. Quello che è molto interessante, ad esempio, in Germania è che si è imparato che i PPP hanno una fase di costruzione o comunque di adattamento delle strutture, e poi, che in genere dura sui 3-4 anni, e poi una fase molto più lunga, sui 20-25 anni, di manutenzione delle strutture e fornitura di servizi. Quello che si è imparato in Germania è che bisogna vedere la redditività del progetto dall'inizio alla fine. E quindi questo significa che, ad esempio, le strutture pubbliche che decidono questi investimenti devono essere concordi, cioè il fatto che esista poi una fine mandato per le amministrazioni pubbliche non vuol dire che questo debba incidere negativamente sugli investimenti in corso, perché questo può veramente comportare dei grossi problemi in termini di penalità, uscita dai contratti, eccetera. Quello anche che si è imparato è che bisogna prima di tutto capire esattamente quali sono le esigenze formative. Quindi determinare qual è la dinamica demografica della zona, prima di tutto, determinare se c'è bisogno, ad esempio, di istruzione in determinati campi, quindi magari con più laboratori di un tipo o di un altro, e considerare che, visto che l'investimento è fatto per una durata tipicamente di 30 anni, 25-30 anni, bisogna considerare anche che queste stesse strutture poi possono essere anche riutilizzate in qualche maniera all'interno di questi anni. Ad esempio, tutti i periodi sostanzialmente buchi dell'istruzione, in cui le scuole non vengono utilizzate perché i ragazzini sono in vacanza, tipicamente, per lo Stato sono un costo, perché comunque esiste una struttura che è stata costruita, che è lì, è da mantenere più o meno, e quindi bisogna pensare anche a come strutturare questi spazi di modo da fornire un'offerta educativa, ad esempio per corsi vocational, per corsi professionali, per ad esempio attività sportive anche, perché le palestre sovente vengono affittate ad associazioni sportive nel momento in cui non sono utilizzate dalla scuola. E quindi è la costruzione di questi progetti va al di là della questione puramente educativa, cioè della scuola di per sé. E tra l'altro
mentre parlava riflettevo, no, su quanto è importante la continuità, anche rispetto o a dispetto della politica, no? È qualcosa che forse è l'insegnamento che lato nostro dovremmo apprendere meglio e più velocemente, perché ciò che blocca poi anche la possibilità di investire pensando a 25-30 anni di distanza qui è appunto un senso di instabilità, per cui poi le cose cambiano, tornano indietro, bisogna ricominciare da capo, insomma, con tutto quello che comporta. Vedevo l'avvocato Galli che annuiva, quindi credo che sia d'accordo con me, assolutamente, mi sembra inevitabile. E io tornerei però a questo punto, rifacciamo un passo indietro, torniamo alla cyber security, usciamo dalla scuola adesso, andiamo al mondo del lavoro, anzi alle pubbliche amministrazioni, perché vorrei fare un esempio, no? Rispetto a quanto il tema della cyber security è già più che concreto anche nei suoi effetti collaterali, nei suoi danni nella vita di ciascuno di noi. L'impatto sull'opinione pubblica può sembrare ancora, no, un po' come qualcosa lontano da noi, ma poi succedono disastri come quelli che sono successi poco tempo fa nella regione Lazio, con tutte le conseguenze del caso, i pericoli per la nostra sicurezza stessa, in quel caso la sicurezza dei cittadini della regione, no? Con, insomma, questo attacco, ora magari ce lo spiega un po' meglio lei con parole più tecniche di quelle che potrei usare io, però ecco, avere competenze rispetto alla cyber security è già una realtà di oggi, necessaria per garantire veramente i diritti fondamentali dei cittadini, perché di questo parliamo. Allora, voce cyber security nel curriculum è qualcosa che possiamo iniziare a inserire, dobbiamo iniziare a inserirla, che idea si è fatto? Credo che dovremo, più che altro, credo che sarà un passaggio sostanzialmente un pochino obbligato. Ho fatto un po' di ricerca questa mattina e mi sono imbattuto in questo Cyber Security Intelligence Index. Noi avvocati non amiamo molto i dati, però mi sembrava giusto snocciolarne un paio, non amiamo i numeri in generale. Questo è un report che viene pubblicato da IBM ogni anno e ho trovato all'interno dei punti molto molto importanti per dare una dimensione di quella che è la problematica culturale e connessa alla formazione. Più del 90% degli incidenti di sicurezza deriva da una qualche forma di errore o di azione umana. La normativa, la regolamentazione, gli standard arrivano fino a un certo punto, dove arriva l'uomo. L'uso improprio delle risorse informatiche da parte dei dipendenti ha contribuito a causare il 39% degli attacchi informatici nelle aziende negli ultimi 12 mesi, un numero incredibile. Quindi non è colpa delle macchine, è colpa nostra. Ah, tendenzialmente sì. Questo però non mi rassicura per niente. No, prego. E l'ultimo dato che vi snocciolo è che il 52% delle aziende riconosce che i propri dipendenti rappresentano una delle maggiori potenziali debolezze in termini di sicurezza informatica delle aziende. Poca fiducia, insomma, in quello che è l'elemento umano. E mi ricollego a un concetto correttissimo che è stato espresso prima, che è quello del mismatch che esiste tra la domanda e l'offerta di lavoro. Ecco, in questo caso noi vediamo che il fattore umano non è il punto imprevedibile della catena connessa alla sicurezza, anzi è il fattore assolutamente prevedibile, che l'essere umano qualche errore lo compierà, cosa che invece molto probabilmente non farà la macchina. Quindi sicuramente all'interno delle aziende al momento si calca molto su un aspetto che chiamerei quasi paternalistico, no, formativo, quasi come se la formazione potesse essere la panacea di tutti i mali, unito magari a qualche procedura o a qualche firewall che viene installato all'interno dell'organizzazione. Io credo che ancora, ricollegandomi a quello che stavamo dicendo prima, sia un tema ancora molto più culturale e molto più legato appunto alla formazione, che non è la formazione aziendale, che non è un mezzo reattivo, ma che è un mezzo proattivo. Quindi una formazione che sicuramente parte dal mondo scolastico. E sono fermamente convinto che esattamente come è accaduto 30, 40, 50 anni fa, insomma, quando si sono iniziate a introdurre le prime tecnologie all'interno dell'azienda, nella quale all'inizio si faceva della formazione all'interno delle aziende per spiegare come questi sistemi potevano essere utilizzati e come potevano portare valore aggiunto all'organizzazione. Ecco, credo, e al giorno d'oggi vediamo che invece sono delle competenze che diamo assolutamente per assodate, che perlomeno dovremmo dare per assodate, che si sappia utilizzare il pacchetto Office, che si possa utilizzare la posta elettronica. Ecco, io credo che andremo verso un mondo nel quale la competenza legata alla sicurezza informatica e alle best practice di base che ci sono, faccio un esempio, utilizzare password complesse, conoscere molto bene quelli che sono i limiti tra lo strumento di lavoro e l'utilizzo personale che si può fare dello strumento di lavoro, piuttosto che avere una minima consapevolezza di quelli che sono i rischi più importanti, il phishing, il ransomware.
ecco, diverrà sicuramente un elemento fondamentale che verrà richiesto a livello di curriculum di base per poter accedere a qualsiasi tipologia di posizione che abbia appunto una relazione con gli aspetti connessi all'informatica in azienda. Anche perché arrivo a dire che essendo l'uomo che sbaglia non la macchina, più sbagliamo più corriamo il rischio di essere sostituiti piano piano dalle intelligenze artificiali, anche queste sono già una realtà di oggi, perfino nei giornali lo dico con orrore purtroppo perché mi fa molta paura questa cosa, ma è già una realtà anche questa, no? Quindi, assolutamente così. Quindi ci conviene darci da fare insomma anche rispetto a tutto questo. Alla dottoressa Di Raimondo invece volevo fare la domanda amletica per eccellenza del 2021, che è smart working sì, smart working no, no? Cioè ognuno ha la sua idea rispetto a questo, ma è davvero il tema centrale di cui tutti dibattiamo, su cui avere un'idea chiara è difficile perché è una materia molto complessa, però ecco dal suo osservatorio che è quello delle telecomunicazioni in maniera preeminente, il lavoro agile, smart working, chiamiamolo insomma come pensiamo sia meglio, che prospettive ha? E, tra l'altro si può davvero fare, meglio farlo, è meglio non farlo? Io un'idea chiara su tutto questo non ce l'ho e mi interessa molto sapere cosa ne pensa lei. Io provo un attimo, chiudo, anzi inizio con una battuta provando ad agganciarmi a quello che diceva lei. Noi abbiamo fatto uno studio con l'osservatorio digitale del Politecnico di Milano tramite le nostre aziende, quindi direttamente rispondendo proprio dall'interno delle imprese, la competenza della cyber security è la più richiesta sul mercato. Poi segue il famoso data analyst, segue il discorso dell'internet delle cose, quindi è la competenza più ricercata sul mercato già oggi, quindi ritornando al tema del futuro e ora. Questo significa che tra l'altro non si trova, la correlazione è questa. Allora, sul tema del lavoro agile, non era per evitare la domanda, noi rappresentiamo un settore in cui in realtà già dal 2000, dal 2010 poi in maniera consolidata, il lavoro agile è inteso proprio come lavoro agile, non come telelavoro domiciliare o come remotizzazione, era una realtà diffusa, quindi in realtà abbiamo affrontato la fase emergenziale del lockdown con una cultura che si era consolidata, mediamente tutte le aziende avevano già accordi, protocolli che prevedevano almeno 2 giornate a settimana di lavoro a distanza, ovunque con modalità diverse, strutturate con le persone, quindi le persone avevano già una base proprio di cultura aziendale. Questo non significa che però tutto il settore o comunque il mondo delle imprese fosse pronto ad affrontare chiaramente quello che poi è stata un'estremizzazione con la remotizzazione complessiva di tutte le attività, di tutti i mestieri, di tutte le persone. Noi quello che vediamo, noi vediamo che nel nostro mondo il lavoro agile resterà una realtà consolidata, strutturata, che si basa su investimenti straordinari fatti sulle persone. Quindi l'approccio che c'è stato nel nostro settore è stato quello di lavorare già nel 2020, nella fase ancora di emergenza sanitaria, per costruire dei modelli che affrontassero la nuova normalità. Ed è un'opportunità unica, nel senso che se noi come paese siamo in grado di non far tornare indietro l'elastico, che ormai è deformato, perché le persone ci danno, se noi appunto attiviamo la capacità di ascolto delle persone, ci danno delle risposte diverse. Oggi quando lanciamo le survey, anche in questo momento siamo noi sull'80-20, 20 in azienda, quindi è un ibrido veramente ancora molto spostato sullo smart working, però le persone danno risposte che apprezzano questa modalità di lavoro, se strutturata all'interno di un'organizzazione del lavoro sana e che va a dare una risposta alla fotografia che ci portava il professore dagli Stati Uniti, cioè il nostro è un paese a bassa produttività ancora oggi, dove il fattore lavoro non ha trovato un punto di equilibrio al di là delle competenze o degli investimenti. Allora l'opportunità che ci dà oggi il lavoro agile è quella di modificare l'organizzazione del lavoro in maniera profonda, questo significa riorganizzare gli spazi, riorganizzare il tempo di lavoro, riorganizzare la dimensione complessiva di come oggi, fino ad oggi, noi abbiamo misurato la prestazione lavorativa e forse la produttività, e acquistare degli spazi molto ampi per recuperare veramente quella rigidità che il mondo del lavoro in Italia ha sempre avuto.
Questo però non si può fare, l'organizzazione del lavoro non si riesce a ricostruire in una maniera così complessa senza la collaborazione di tutti quelli che sono i soggetti che partecipano in questo ecosistema e delle persone. Le persone sono fortemente ingaggiate, noi vediamo nel nostro settore. L'altro elemento fondamentale è l'investimento, lo dicevo prima, permanente sulla formazione. Noi mediamente nel 2020 il 100% della nostra popolazione è stata coinvolta in circa 5 giornate pro capite di formazione, quindi l'investimento nel 20 sul 21 sulla nuova normalità, nel 21 tocchiamo punte di 9 giornate pro capite e da qui al 25 continueremo ad andare avanti con circa 5-6 giornate. Allora è un progetto ad ampio respiro, un po' il ragionamento che facevo prima sul PNRR, non servono più lavatrici che funzionano, no? Cercando di coinvolgere le persone e magari per una settimana, un mese, un anno. Servono progetti con un respiro più lungo che accompagnino queste trasformazioni culturali. La trasformazione culturale è profonda, entra nel DNA, quindi è un po' come noi quando la sera attacchiamo, no, al nostro cellulare, alla spina del telefono e abbiamo un aggiornamento del software. Il software si aggiorna ogni giorno, non si può aggiornare una volta l'anno. E questo è l'investimento, l'opportunità di essere stati chiamati in maniera, diciamo, straordinariamente drammatica a dare delle risposte accelerando i tempi in cui le avremmo date, perché magari alcune trasformazioni sarebbero avvenute a 10 anni, attraverso la pandemia ci deve portare appunto quell'elastico a non tornare indietro ma invece a tenerlo proiettato proprio con la freccia riguardo Claudia, il futuro è ora, verso il domani e verso l'oggi. Ultima battuta, i ragazzi quando arrivano in azienda non ci chiedono più il ticket restaurant, ci chiedono se hanno lo smartphone, se hanno il PC e se possono lavorare per obiettivi, un ecosistema intorno diverso, i talenti non li dobbiamo far scappare, oppure li facciamo andare fuori, li facciamo vedere un mondo con l'organizzazione del lavoro diversa e poi li facciamo tornare e facciamo sì che quello shock virtuoso nelle nostre imprese porti una contaminazione nuova. Questo vale per i ragazzi e vale anche per le donne, che non devono essere appunto il perimetro, il famoso, quello che io chiamo appunto il perimetro del panda, chiuse, no, a casa. Lo smart working lo diamo ai fragili, lo diamo alle donne, lo diamo appunto agli sfortunati, diciamo, in un ecosistema diverso. Invece se è parte di un modello organizzativo nuovo del lavoro sono tutti ingaggiati in questa sfida. E questo penso che sia veramente il focus principale, no? Evitare che poi lo smart working possa diventare un vettore di nuove diseguaglianze o aumentare margini di differenze salariali, di opportunità, di carriera, no? Questo credo che sia un tema centrale. Era molto bella la metafora del ticket restaurant come paradigma di un mondo che cambia. Così come ho trovato giusto l'idea, l'immagine dell'elastico deformato che inevitabilmente non deve tornare come era prima, perché sarebbe comunque qualcosa ormai di posticcio, di inutilizzabile, e non è facile però appunto andare in maniera davvero virtuosa in questa direzione necessaria. Tra l'altro Milano, parlo di Milano perché ora guardando la dottoressa Bertodatto la faccio tornare dalla Germania qui a casa. Milano è una delle città in cui il paradigma smart working in Italia almeno ha visto la sua esaltazione massima, no? Rispetto ad altre realtà, cioè smart working è proprio Milano, è stato qui che si è visto in maniera più massiccia. Quindi stiamo su Milano, allora io volevo chiederle di parlarci di questo progetto, si chiama Mind, della statale, riguarda l'area ex Expo, a proposito, no, delle grandi trasformazioni e di che fine fanno, degli investimenti a lungo termine. Se ce ne può parlare anche proprio in prospettiva di quanto è virtuoso un modello come Mind e quanto può essere replicabile, se può essere replicabile. Allora, Mind sta per Milan Innovation District. È sostanzialmente la riabilitazione della zona Expo, della zona di Rofiera, in versione utilizzabile tutti i giorni. Cioè, finita l'Expo, quindi con un'area che era dotata di servizi sostanzialmente minimi, quanto bastava per l'Expo all'epoca, adesso si è sostanzialmente divisa l'intera area in 4 grossi settori,
quattro grossi progetti, di cui uno è destinato alla statale, per cui la statale ha pensato di riorganizzare la sua intera offerta formativa e spostare parte delle, soprattutto delle facoltà STEM, sempre loro, a Fiera, e associare, un po' come si fa in buona parte delle università all'estero, associare alla parte formativa anche un campus residenziale, perché non puoi pretendere che i ragazzi tutti gli anni debbano andare in giro a cercarsi la casa, eccetera, eccetera. Quindi quello che adesso è in mano alla statale è un progetto sostanzialmente articolato, sia relativo alla fase di education, sia alla fase residenziale. Per il momento l'intero progetto di Mind è stato affidato a una società di leasing australiana che ha mandato di costruire per i prossimi 3-4 anni, dopodiché ci sarà tutta la fase poi di gestione dell'area, il che vuol dire ad esempio fornitura di tutti i servizi di pulizia e servizi base, qualcosa, anche attività contro di riparazione di tutto quello che si può rompere, atti di vandalismo, eccetera, eccetera. Quello che in genere succede in questi casi è che c'è una specie di contratto di concessione sottostante, per cui l'ente pubblico rimane in effetti un po' il nudo proprietario della zona, concede a un costruttore e poi a qualcuno che si occupa del mantenimento la gestione per i 30 anni a venire, e poi ritorna in possesso nel pieno possesso del bene. Però esiste comunque un controllo da parte dell'ente pubblico, per cui se la costruzione o prende troppo tempo, ha dei ritardi eccessivi, oppure non viene fatta regola d'arte, eccetera, eccetera, il contratto può essere cancellato, può essere riaffidato a qualcun altro. E stessa cosa per tutta la parte di manutenzione. Ora, sul progetto Mind è un progetto sostanzialmente enorme, perché comunque coinvolge da un lato l'università. La cosa buona è che l'università è stata comunque coinvolta fin dall'inizio in questo progetto, quindi non è che gli è stato detto che guarda, questi sono i tuoi metri quadri ex post, no, l'università ha partecipato alla definizione di che cosa ha bisogno, e quindi questo è molto importante in questi progetti. Però poi dall'altro lato c'è anche una quota del progetto che è destinata all'Istituto Ortopedico Galeazzi, c'è una fondazione Human Technopole, la chiamano, che è un centro di ricerca, e poi c'è tutta un'area che dovrebbe essere dedicata a potenziamento di spazi residenziali. Quindi questo campus, questa zona ex Expo, ha bisogno in maniera assolutamente prioritaria, direi, di servizi, di qualsiasi tipo di servizi, a partire da trasporti, fognature, elettricità, gas, scuole anche, perché una volta che vengono costruiti degli edifici residenziali importanti, poi non si può sperare che le ex più o meno scuole di quartiere siano sufficienti. Cioè, e questo progetto è imponente, quindi è sostanzialmente difficile che venga replicato molte volte, perché la maggior parte dei progetti di PPP, anche ad esempio in Germania, sono per strutture piccoline.
magari vengono aggregate più scuole, più palestre, più strutture per fare un progetto unico, per raggiungere un po' di massa critica, però una cosa grossa come l'Expo è difficile, anche in termini di disponibilità dei metri quadri, cioè non capita spesso di avere un'area così grande da riabilitare. Tra l'altro, dottoressa, mentre diceva le STEM sempre loro, sorridevo, perché poi ora non c'è stato tempo oggi di parlarne, ci vorrebbe altri 3 o 4 panel come questo per arrivarci in fondo, ma sono davvero, pensando al 2030, ma in realtà molto prima del 2030, un altro tema gigantesco, non solo quando parliamo di formazione, cybersicurezza, innovazione, ma anche quando parliamo di parità di genere, no? Perché se sulle STEM non ci sarà un investimento vero anche per quel che riguarda il lato donne, questi divari in un mondo sempre più digitale, come ci raccontava l'avvocato Galli, e noi rischiamo di restare veramente in un altrove, e a quel punto il divario non sarà più recuperabile. E io vi ringrazio, perché secondo me è stato veramente un dibattito molto interessante. Dibattito interessante e utile, e io a questo punto passo la parola a Silvia Camisasca per il prossimo intervento. Grazie.